Oggi vi parliamo del Senecio, lo facciamo qui da Vivai Prima Verde di Acilia e lo facciamo in compagnia della nostra esperta paesaggista Francesca Vernile. Parliamo del Senecio, Francesca? Parliamo di uno tra i tantissimi Seneci, perché il genere Senecium in realtà annovera, mi pare, circa 1300 specie, è una cosa spaventosa. Questo però è il Senecio Erreianus e questo è il Senecio Roelianus. Sono abbastanza simili, la differenza la vediamo subito, è nella forma più tondeggiante nel Roelianus, più allungata nell'Erreianus delle foglie che sono carnose, quindi è annoverata tra le piante grasse. Sono foglie appunto che hanno sviluppato questa carnosità per sopperire alla mancanza di acqua nei loro ambienti naturali. Sono piante sudafricane appartenenti alla famiglia delle Asteracee, quindi quella delle margherite. E sono piante che in natura strisciano sul terreno e ogni volta che toccano terra tra gli internodi emettono delle radici. Vedete, vediamo, l'avevo visto prima, eccola qua, guardate, vedete, emette subito una radicetta carnosina Aspetta che vediamo di inquadrarla. Eccola qua. che poi appunto radica e quindi quella diventa una nuova pianta a sé stante che può restare collegata alla pianta madre oppure se viene spezzata non è un problema perché appunto lei ha già fatto le sue radici. E è una pianta quindi anche molto facilmente moltiplicabile. Ma Ma quanti guardate, fiori! esatto, la meraviglia dei fiori che profumano leggermente di cannella. Sono molto, molto belli, molto particolari. Vedete che sembra il centro di una margherita, perché effettivamente la famiglia è quella, però non ci sono i petali che caratterizzano la margherita, c'è soltanto il pomponcino centrale. E sono, sì, profumano tra la cannella e il chiodo di garofano, non mi ricordano più il chiodo di garofano in realtà. Ah, che meraviglia, guarda Sono che... numerosissimi e appaiono per tutta la stagione, insomma, primaverile. E poi tra l'altro vanno anche assieme e quindi qui l'avevo visto, eccolo qua. Questo ciuffettino poi che sembra un po' quello del tarassaco, del soffione, viene Sì. disperso dal vento e nascono nuove piantine. Però ecco, se la vogliamo riprodurre io vi consiglio direttamente di fare una talea perché fate molto molto prima. Guardate qui le radici che tira fuori, è veramente insomma vigorosa. È una pianta che non tollera il clima freddo, quindi in casa in inverno assolutamente se vivete in zone molto fredde, diciamo manteniamola sopra i 10, anche meglio 15 gradi, perché altrimenti rischia di marcire, ma proprio perché insomma si capisce bene, o questa foglia nel momento in cui gela ghiaccia e quindi Certo. si rovina, quindi va tenuta riparata. Mettiamola anche ad esposizioni molto, molto luminose, soleggiate, magari evitiamo proprio quelle ore centrali della giornata, soprattutto nelle zone in cui le estati sono veramente molto torride. E non bagniamo troppo, comunque vanno innaffiate quando il terriccio è completamente asciutto e vanno coltivate soprattutto in terriccio molto ben drenante, evitate qualunque tipo di ristagno e mettete sempre una buona percentuale di materiali inerti, la pomice va benissimo, in questo caso anche una buona quantità di lapillo, comunque insomma è una pianta grassa, ecco, quindi ha bisogno di terricci che siano molto, molto così drenanti. E poi niente, è una pianta sicuramente molto divertente, ecco, va benissimo su mensole, magari all'interno di casa, purché riceva luce che ricadono, oppure in balcone, in terrazza, appesa, vedete, viene chiaramente coltivata in basket, o magari se vogliamo fare un angoletto del giardino di piante grasse e magari farla camminare, strisciare, utilizzarla come tappezzante, perché no, può essere assolutamente fatto. Benissimo, ringraziamo Francesca per questa bella spiegazione. Un bel pollice all'insù, spolliciate, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!